parliamo di CAR T-cells, un acronimo che significa Chimeric Antigen Receptor T-cell, cellula T con recettore dell'antigene chimerico. Il suo utilizzo costituisce un'altra tecnica per trattare il cancro. Il principio consiste nel modificare geneticamente le cellule. Questa modifica è ciò che si chiama chimera, in riferimento all'animale fantastico che risulta da una combinazione di animali diversi. In pratica, viene aggiunto artificialmente un elemento supplementare a una cellula esistente. Per questa terapia è necessario innanzitutto prelevare dalla persona malata le cellule dei linfociti T, note anche come cellule T killer. Sono poi modificate in laboratorio. Si tratta di cellule che appartengono solo a quella persona e quindi ogni cellula T-CAR prodotta sarà molto specifica. L'elemento aggiunto è selezionato in base alla malattia e all'obiettivo. Per esempio, per i linfomi viene preso di mira l'antigen CD19 delle cellule tumorali, mentre per altre malattie verrà scelto un altro elemento. Questo elemento è un anticorpo monoclonale. Il suo bersaglio è l'antigen CD19 che gli è complementare, come una chiave che apre una sola serratura. Per aggiungere questa nuova arma, viene modificato il codice genetico della cellula, un po' come si aggiorna il programma di un computer. Questo anticorpo monoclonale aggiunto agirà come un arpione intelligente che riconosce e si attacca a un bersaglio specifico. Ed ecco fatto, una supercellula killer. Si moltiplicano e poi vengono iniettati nel paziente. Per alcuni pazienti leucemici, l'uso della cellula T-CAR dà ottimi risultati. Questo super arpione intelligente permette alle nuove cellule T di trovare direttamente le cellule tumorali, allertare altre cellule T e distruggere le cellule riconosciute.